Una partita pazza, incredibile, un Empoli sotto 3-0 ad inizio secondo tempo riesce a recuperare la pareggia 3-3 con due gol che arrivano, pensate, nei minuti di recupero al 91esimo e al 93esimo con due magie di Ciccio Caputo. Una gara incredibile, una gara che sicuramente se fosse finita 3-1 per il Frosinone l'avremmo raccontata, vissuta con determinati crismi, anche forse facendo alcune riflessioni che grazie a Dio non ci troviamo a fare. Il pareggio però è arrivato, il risultato c'è. Teniamo anche il Frosinone lì e quindi un punto importante anche a livello di classifica, ma sicuramente è un punto che deve consegnare a questa squadra quel carattere che forse fino ad adesso ancora è mancato, e gli ultimi minuti hanno raccontato che forse quel carattere dentro c'è. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, ti chiedo se si è sciolta un po' l'adrenalina dei minuti finali, questo pazzo Empoli, questa rimonta che finalmente per noi si è concretizzata positivamente, un pareggio importante, un risultato importantissimo. Sì, è stata una partita veramente intensa, una partita che si era messa male perché comunque abbiamo incontrato una squadra importante, che sono 4 anni che giocano insieme, che hanno fatto la Serie A, hanno sfiorato la Serie A l'anno scorso, avevano già vinto un campionato di Serie B. E chiaramente abbiamo subito all'inizio l'impatto fisico loro, l'esperienza loro, la capacità di aggredirci alti, di conseguenza è la prima squadra che, diciamo, ci ha messo un po' in difficoltà sotto l'aspetto proprio del gioco, non ci ha lasciato giocare e l'abbiamo pagata a cara, però nel momento in cui loro hanno mollato un po', noi siamo venuti fuori con un grande spirito di gruppo, con una grande voglia di volere il risultato, e è venuta fuori anche, diciamo, la qualità che abbiamo in fase di possesso palla, perché nel momento in cui giochiamo, insomma, poi per gli altri so guai. Senti, l'hai detto adesso, vi ha messo un po' in difficoltà la malizia del Frosinone, no? Viene in mente una scena con Dionisi che tiene il pallone in campo. Tu l'avevi detto anche prima della partita, l'Empoli è una squadra giovane, no? Deve crescere sotto questo punto di vista. Quanto può crescere secondo te? Ma guarda, il secondo tempo è stato clamoroso. Loro penso che si è giocato mezz'ora, ma forse nemmeno, perché l'esperienza loro, il piccolo fallo, rimanevano a terra a 5 minuti, l'arbitro gliel'ha anche concesso, e di conseguenza noi ci rompevano sempre la continuità di gioco con queste azioni così. Quindi non è stato facile, è una partita molto complicata, però bisogna comunque dare atto che non si è mollato, non si è assolutamente lasciati andare, perché veramente avrebbe distrutto qualsiasi squadra, e quel terzo gol poi spettacolare di Dionisi. Quindi effettivamente faccio i complimenti ai giocatori. Poi mister, anche nel recupero, insomma, sei 3-1, sei al 90esimo, vedi che il tempo se ne sta andando e se non sei sul pezzo non gli fai quei due gol. No, ma è stata una cosa proprio di squadra, una squadra proprio, sono stati gli innesti anche messi che bisogna dare grande importanza. Benassé è un giocatore che bisogna assolutamente dargli continuità, dargli importanza, perché è un ragazzo che ha potenzialità per diventare un grandissimo giocatore. Allo stesso Zaic è entrato, ha dato quella qualità, quel dinamismo al centrocampo che c'era bisogno, e la squadra poi ha preso spunto proprio da questa situazione qui, e quindi dai, è andata bene. Col senno di poi è chiaro che è facile rileggerle dopo le partite, però ripartiresti con Lollo escludendo Benassé dall'inizio? Ma guarda, lì il discorso è questo, che si era fatto un discorso per cercare di proprio, siccome sapevamo il Frosinone, questo impatto fisico, questa esperienza, questa cattiveria, dovevamo tener botta al primo tempo, poi nel secondo tempo era cercare di vincere la partita. Questo era un po', diciamo, quello che avevamo pensato prima della partita, perché comunque Lollo è un giocatore più interditivo, un giocatore più fisico, più da contrasto, più da esperienza, diciamo, rispetto sia a Zaic che Benassé, che sono più leggeri, però è chiaro che bisogna anche capire che l'Empoli è una squadra che gioca a calcio, che gioca sempre in fase di possesso palla, e ci vogliono giocatori di grande qualità, quindi è chiaro che nelle prossime partite dobbiamo tener conto di questo. In queste settimane si è parlato molto dei gol subiti, no? L'Empoli prende troppi gol, o forse no, l'Empoli è così, è nel suo DNA, anche per caratteristiche della squadra e dei giocatori, deve pensare più a attaccare. Io in vita mia ho allenato tutto, oramai
sono tanti anni che alleno e non ho mai subito tutti questi gol. Quest'anno purtroppo si fa fatica sotto l'aspetto proprio di non prendere gol, perché, ma oggi bisogna dire che abbiamo preso gol su palle perse, rinvio del portiere nostro e diamo la palla a loro e di conseguenza ci fanno gol, oppure la palla persa in mezzo in fase di costruzione. Cioè sono cose che ti lasciano veramente sbalorditi, perché comunque ci sta poco da lavorare su queste situazioni qui. Poi c'è il gran gol di Dionisi, quindi bisogna un attimino calcolare che ogni volta è così, però l'importante è che ne facciamo qualcuno in più degli altri, e a questo punto dobbiamo ragionare come qualche altro collega. Perché comunque poi in fase di possesso palla siamo bravi. Hai detto non ho mai preso tanti gol così, non so se ne hai fatti però tanti così. Stasera hanno funzionato bene anche le palle inattive, che è una situazione che spesso durante la stagione non ha regalato quello che avrebbe potuto e dovuto. No, di gol per fortuna ne ho sempre fatti, perché comunque Teramo ce l'aveva i due forti, uno che gioca qua tra l'altro. Sì, sì, no, ma bene o male quando si vincono i campionati è perché si hanno giocatori bravi. Il concetto invece secondo me possiamo solo migliorare sotto questo aspetto qui, perché ripeto, i motivi sono tanti, non sto qui a dirli, bisogna semplicemente andare a cercarsi di curare i minimi particolari e secondo me arriveremo ad essere una squadra che farà molto molto bene. Adesso l'entusiasmo per questa rimonta è la benzina per fare una grande partita a Novara. Sì, una partita che ci ha dato come se fosse una vittoria, perché comunque effettivamente, guarda, sul 3-0 era dura proprio all'inizio del secondo tempo, quindi noi stavamo lì che volevamo riprendere la partita e prendi il 3-0 ed era veramente, quindi questa è come una vittoria, e poi soprattutto con uno scontro diretto, insomma, con una grande squadra, e sicuramente ci deve dare tanto entusiasmo, tanta voglia di crederci e di lottare fino alla fine. Per chiudere, un pareggio importante, esaltante, sono stato il primo a saltare sul banco, insomma, la tribuna stampa. Però ti chiedo questo, sarebbe giusto rileggerla con i ragazzi dalla settimana prossima, al netto di quel recupero, al netto di quello che è successo, che non viene cancellato, ci mancherebbe altro, ma anche per capire le cose che questa squadra deve migliorare? Ah, quello si farà sicuro, e noi lavoriamo molto su queste cose qua, per cercare di mettere a fuoco sempre le cose che non abbiamo fatto bene, perché comunque effettivamente e questa è stata la prima squadra che abbiamo subito, ed è una cosa che ci deve far riflettere per il girone di ritorno, per cercare di migliorarci, per essere ancora più squadre, per andare a dettare legge a Frosinone e il girone di ritorno.